soprattutto perché mi ha richiesto espressamente di presentarmi con lui a suo fianco per portare avanti determinate battaglie che abbiamo già iniziato. Io sono un rappresentante, sono un attivista LGBT e l'impegno che è stato profuso dall'amministrazione in questi anni, in particolare l'anno scorso, con l'organizzazione del primo Pride, del primo corteo Pride che si è tenuto in Abruzzo, è stato un momento fondamentale per la crescita del nostro territorio e della città. Oggi siamo davanti a delle sfide molto forti, soprattutto perché la comunità viene attaccata quotidianamente dal governo nazionale. Quindi riuscire nei territori ad avere un peso decisionale di tutela di quei diritti che vengono attaccati è fondamentale per tutti, in particolare in una realtà piccola come quella di Teramo, in cui per tanto tempo molti ragazzi e ragazze LGBT e non solo hanno trovato l'unica via per poter esprimere se stessi, la propria sessualità, la propria natura, trasferendosi fuori e andando a ridurre sempre di più la popolazione cittadina. Questo può essere uno dei motori di sviluppo e di crescita della città, essere una città inclusiva, una città che accoglie, portando avanti anche altre tematiche in collaborazione con gli enti che sono presenti sul territorio per creare un modello nuovo di sviluppo che guardi a quelle che sono le professioni del futuro e che permetta agli studenti che arrivano a Teramo per formarsi di poter avere la scelta di continuare la propria attività professionale nel nostro territorio. Grazie. Grazie.